Ebbene ragazzi, vi do il benvenuto al nuovo corso contro la noia e la nostalgia da scuola in tempo di coronavirus. Siamo giunti al secondo episodio del nostro breve percorso. La domanda è sempre la stessa. Ma la scrittura musicale e i nomi delle note, da dove nascono? In questo secondo episodio affronteremo... la scrittura musicale. In che senso? La storia di oggi si svolge in un luogo fondamentale della vita del Medioevo, il monastero. Una forma di vita comunitaria in cui degli uomini o delle donne vivono insieme sotto l'autorità di un abate o badessa. Ma che misteri si nascondono dietro le mura dei monasteri? Che intrighi ci vengono nascosti nei libri di storia? Che cosa non ci viene raccontato della vita dei monaci? Un bel niente! Ma che misteri ci dovrebbero nascondere? Il monastero era semplicemente una grande famiglia. Sì, ragazzi, una grande famiglia in cui ci si dà delle regole per vivere insieme. Una delle regole monastiche più famose è quella del nostro San Benedetto da Norcia e si riassume nella formula ora et labora. Cioè, prega e lavora. Partiamo dal lavoro. Come in una famiglia, i monaci si dividevano i lavori di casa, per cui ad esempio c'era chi faceva da mangiare, chi lavava il bucato, chi cuciva e chi coltivava i campi. Ma c'era anche chi ricopiava i testi antichi, un'opera di inestimabile valore. Questi venivano chiamati monaci amanuensi. Ma passiamo alla preghiera. La giornata era scandita da diversi momenti di preghiera. Facciamo un esempio. La preghiera poteva iniziare alle 3:30 di notte, poi proseguiva alle 6:30. 8 e 3 quarti, 12. Poi alle 14, alle 17 e alle 19. Molti miei studenti dentro di loro staranno dicendo: che noia, che barba, che noia. Lo so che è difficile capire, ma questa vita è la ricerca di un continuo dialogo con Dio. E questi momenti di preghiera che scandivano la giornata aiutavano a raggiungere questo scopo. Ma cosa c'entra tutto questo con la nascita della scrittura musicale? Ora ve lo spiego. In primo luogo, durante tutti questi momenti di preghiera, i monaci cantavano e soprattutto usavano quei canti gregoriani di cui abbiamo parlato nello scorso episodio. Immedesimiamoci con questi monaci. Immaginate di dover sapere a memoria le melodie di tantissimi canti, melodie che spesso erano molto complicate. Quindi, cosa gli è venuto in mente? Una soluzione molto semplice e pratica. Faccio un esempio con una canzone che tutti conosciamo. Per imparare questa melodia senza errori, i monaci avrebbero posto sopra il testo dei segni per ricordare quando la melodia sale e quando scende. All'incirca così. I segni posti sopra il testo vengono chiamati neumi e questo metodo cominciò ad essere utilizzato in alcuni monasteri circa dalla metà del IX secolo. Da questo momento ci fu un fiorire di creatività dentro diversi monasteri e piano piano iniziarono ad aggiungere tra i neumi una o più linee orizzontali.
Queste linee servivano per rendere più precisa l'indicazione dei neumi. Ma la vera rivoluzione arrivò nell'undicesimo secolo grazie ad un grande innovatore musicale, il monaco Guido d'Arezzo. Considerato l'ideatore della moderna notazione musicale, Guido introdusse il tetragramma, cioè un insieme di quattro linee parallele su cui venivano poste delle note di forma quadrata. Inoltre, all'inizio del tetragramma era posto un segno che poteva essere di due tipi: la chiave di Do, che indicava il rigo su cui c'era appunto la nota Do, oppure la chiave di Fa, che indicava su quale rigo c'era la nota Fa. Questa soluzione aveva un grandissimo vantaggio: indicava con esattezza l'altezza delle note. In questo modo, se io scrivevo un brano a Ferrara usando questa notazione e lo spedivo ad un mio amico a Parigi, questo sarebbe stato in grado di cantare precisamente le note della melodia del mio brano. Inoltre, questa invenzione permise di creare composizioni sempre più complesse e per un numero di esecutori sempre maggiore. Grandissimi compositori poterono così dare sfogo alla loro creatività, componendo musiche meravigliose che non smetteranno mai di stupirci e di farci volare con la fantasia. Bene ragazzi, l'episodio di oggi termina qua. Vi aspetto tonici e smaniosi di imparare al prossimo episodio. Scu, scu.